Ecco, allora credo che valga la pena così, fare un po' partire dalle origini, cioè come veniva trattato l'aiuto alla cultura fino a una decina d'anni fa. Se noi guardiamo la prassi decisionale della Commissione, troviamo scarsissimi esempi di notifiche di aiuti di Stato. Allora, l'aiuto di Stato è individuato dal trattato come un intervento con risorse pubbliche a vantaggio di imprese che ha l'effetto di falsare la concorrenza e gli scambi tra stati membri. E siccome questa norma è contenuta all'interno di un trattato che istituiva un mercato comune, oggi diciamo mercato unico, mercato interno, la funzione di questa norma era quella di evitare che gli stati sostenessero le proprie attività economiche a svantaggio dei concorrenti di altri paesi e il mercato fosse, diciamo, viziato o drogato dall'intervento pubblico e quindi un'escalation di interventi pubblici di ciascuno Stato per sostenere le proprie imprese. Allora il trattato, e vi parlo di una norma che esiste nel trattato del 1957 ed è rimasta immutata da allora, è rimasta immutata da allora perché la sua impostazione, così se volete generica, è tale da consentire di non richiedere una sua modifica nella formulazione testuale, ma richiedere con continuo adeguamento nella sua applicazione. L'articolo 107 del trattato, che è quello che riporta questi principi, è esattamente il testo che era l'articolo 92 nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea. La sua applicazione però nel tempo è cambiata radicalmente perché? Perché trattandosi di una regola che si riferisce al mercato e alla concorrenza, deve essere modificata nella sua interpretazione, nella sua applicazione concreta in funzione dell'evoluzione del mercato. Ciò che non era sul mercato 50 anni fa, 60 anni fa, oggi lo è. Ciò che anche solo 30 anni fa era un'attività svolta dai pubblici poteri, pensate alla raccolta dei rifiuti, la distribuzione dell'acqua, del gas, eccetera, oggi è diventata attività economica, attività che travalica anche i confini dello Stato. Quindi è ovvio che le regole in materia devono adeguarsi sempre alle circostanze, all'evoluzione dei mercati, all'evoluzione delle abitudini, e così via. Fino a diciamo pure 10 anni fa, il problema del sostegno alle attività culturali era, diciamo, neanche preso in considerazione da regole formali stabilite dalla Commissione, ma era, così come, per esempio, l'aiuto in campo, sportivo, l'aiuto alle attività sportive, alle infrastrutture sportive. Mai ci si era posti questo problema. Ci sono notifiche e le notifiche sono richieste da parte di uno Stato alla Commissione di un'autorizzazione a concedere aiuti, quando si presume che quell'intervento che lo Stato vuole realizzare costituisca appunto aiuto di Stato. Allora, se l'articolo 107 al primo comma definisce il concetto di aiuto di Stato e stabilisce che l'aiuto è incompatibile con il mercato interno, cioè è vietato, poi i commi successivi, diciamo, introducono delle deroghe a questo divieto, alcune che sono stabilite dal trattato stesso, altre che sono poi le più importanti, sono quelle che possono essere decise dalla Commissione. La Commissione quindi ha competenza esclusiva nel valutare la compatibilità di un aiuto e fino all'inizio degli anni 2000 qualsiasi intervento pubblico a favore dell'economia doveva essere preventivamente notificato alla Commissione. Dal 2000 in poi la Commissione ha cominciato ad adottare regolamenti cosiddetti di esenzione, vi dico questo proprio per spiegare il concetto di regolamento di esenzione, per categorie, cioè per tipologie di aiuti, che non è che escludono dall'ambito dell'aiuto di Stato determinati aiuti, ma escludono la necessità di notificarli preventivamente alla Commissione, stabilendo già il regolamento stesso delle regole, delle condizioni, dei principi nel rispetto dei quali
un aiuto è già compatibile. Questo aiuto deve essere semplicemente comunicato alla Commissione, diciamo pure per conoscenza, diciamo così, in modo che la Commissione possa, se vuole, verificare se effettivamente risponde a tutti i canoni, tutti i criteri stabiliti dal regolamento d'esenzione, ma non richiede la notifica. Non richiede, cioè, una procedura che comporta un dibattito con la Commissione, una valutazione da parte di questa della natura dell'aiuto, della sua compatibilità, e molto spesso tutto ciò porta anche a una variazione del progetto che lo Stato aveva in mente quando ha proceduto alla notifica. Tutto ciò col regolamento d'esenzione viene evitato. La comunicazione viene fatta, non bisogna nemmeno aspettare che la Commissione ne prenda atto, e quindi un'amministrazione può adottare un bando come quelli che avete visto, senza bisogno di preventiva notifica. Fino al 2013 i regolamenti di esenzione non contenevano nulla in materia per quanto riguarda le attività culturali o gli investimenti nel settore culturale, infrastrutturali o per attività. Ripeto, le notifiche che erano state fatte fino a quel momento erano notifiche del tutto casuali, ne posso citare qualcuna: il Museo delle Conchiglie in Danimarca, che doveva essere ampliato per contenere anche i molluschi. La Danimarca notificò questo aiuto, questo finanziamento che voleva dare, e la Commissione lo prese in considerazione e concluse dicendo che probabilmente non era aiuto e in ogni caso era aiuto compatibile, per dirvi come poco si interessasse a questo problema. E ancora di più, questo scarso interesse della Commissione è dimostrato da una notifica di piccoli aiuti a piccoli musei austriaci, dove la Commissione descrive il sistema del finanziamento pubblico dei grandi musei austriaci senza prendere in considerazione il fatto che quello potesse essere aiuto di Stato, e conclude ancora dicendo che probabilmente non sono aiuti, ma in ogni caso sono aiuti compatibili, quando probabilmente avrebbe dovuto occuparsi dei musei più grossi, casomai, se avesse ritenuto che quello potesse essere un aiuto di Stato. Questo per dirvi un po' l'equivoco che stava dietro all'aiuto in campo culturale, nel senso che sarà aiuto, non sarà aiuto, ma in fondo la Commissione non se ne interessa più di tanto. Normalmente, se la Commissione avesse riscontrato interventi in un settore diverso da quello culturale, in un settore come quello anche turistico o come quello diciamo manifatturiero o dei servizi, avrebbe aperto una procedura di infrazione o quantomeno di indagine nei confronti dello Stato per verificare se allora il finanziamento dei grandi musei andasse a violare le regole della concorrenza. Non l'ha mai fatto, perché evidentemente non riteneva che fosse particolarmente rilevante. Il momento in cui cambia l'approccio della Commissione è una sentenza che riguarda un settore completamente diverso da quello della cultura, riguarda gli aeroporti, in cui la Commissione aveva preso una decisione contestata dalla Germania, riguardava il finanziamento dell'ampliamento dell'aeroporto di Lipsia, un'infrastruttura appunto. La Commissione ritenne che questo aiuto fosse un aiuto di Stato prima di tutto, e che fosse anche non compatibile, perché favoriva questa attività economica dell'aeroporto di Lipsia, che si trovava in quel momento in concorrenza, e questa era la ragione del finanziamento, con altri aeroporti europei per diventare l'hub europeo di DHL. Quindi un'attività evidentemente a forte rilevanza economica. La Commissione dice: no, questo è un aiuto di Stato, dobbiamo trattarlo come tale. La Germania ricorre alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia conferma l'approccio della Commissione, dice che anche nel caso di infrastrutture, se queste vengono gestite come attività economica, il loro finanziamento da parte con risorse pubbliche può essere aiuto di Stato. In seguito a quella sentenza, la Commissione si è come svegliata e ha adottato una serie di documenti funzionali soprattutto all'utilizzo dei fondi strutturali,
che individuavano la potenzialità di un aiuto di Stato in tutta una serie di investimenti infrastrutturali, gli aeroporti, i porti, le infrastrutture energetiche, le infrastrutture idriche, le infrastrutture culturali, le infrastrutture sportive, le infrastrutture locali e così via. Fornendo una serie di indicatori molto generici, molto vaghi, per stabilire come, quando il finanziamento di queste infrastrutture potesse essere aiuto di Stato o meno. Siamo nel 2011, questi primi documenti della Commissione sono nei mesi e negli anni immediatamente successivi, siamo nel momento in cui la Commissione sta aggiornando i regolamenti di esenzione in funzione della futura programmazione dei fondi strutturali, e nel regolamento 651 del 2014, e i lavori sono iniziati nel 2012, quindi vedete la concomitanza con quel caso, la Commissione inserisce nel regolamento l'articolo 53, che è stato già più volte citato, che disciplina gli aiuti in campo culturale per le infrastrutture e per le attività culturali. L'articolo 54 riguarda invece l'audiovisivo, che era materia che era già stata disciplinata fin dal 2004 con una comunicazione della Commissione che doveva orientare gli Stati membri nelle notifiche dei progetti di aiuto a quel settore. Quindi sull'audiovisivo già c'era una prassi precedente, invece sulle altre attività culturali nulla era previsto, e ripeto, le notifiche, gli esempi che vi ho fatto non sono molto meno di quelli della realtà, cioè nessuno notificava e nessuno si è mai sognato di notificare il finanziamento degli Uffizi o del Louvre o del Prado, quando tutti questi musei sono ampiamente sostenuti con risorse pubbliche, anche i musei più grossi. Non c'è nessun museo al mondo che senza risorse pubbliche possa mantenersi, quantomeno mantenersi al livello in cui ci si aspetta di trovare questi musei. Dopo veniamo all'articolo 53, ma prima di questo è già stato citato una precisazione che la Commissione fa nel preambolo del regolamento 651. Nel considerando 72 la Commissione dice testualmente, dice: nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio determinate misure non soddisfano tutti i criteri di cui l'articolo 107 del trattato, cioè per essere aiuti di Stato. Per esempio, perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Ecco allora che noi nel regolamento 651 troviamo questa, diciamo, palleggiarsi fra il considerando 72 e l'articolo 53. L'articolo 53, nella descrizione di ciò che può essere aiuto, ci mette tutto, perché noi troviamo un elenco veramente assolutamente esaustivo delle attività culturali. Si parla musei, archivi, biblioteche, centri, spazi culturali, artistici, teatri, lirici, sale da concerto, eccetera, eccetera. Patrimonio materiale, patrimonio immateriale, eventi artistico-culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali, attività di educazione culturale e artistica. Addirittura sembrerebbe che l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole dovesse essere attività economica, e quindi il suo finanziamento dovrebbe essere aiuto di Stato. Scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione della musica e via discorrendo. Vedete, c'è tutto dentro. Però dall'altra parte dice: però attenzione, perché non tutto è necessariamente soggetto alla disciplina degli aiuti di Stato, perché potrebbe non essere attività economica o potrebbe non incidere sugli scambi tra Stati membri. Ecco, questa è la chiave un po' di tutto. E siamo nel 2014, anno in cui viene adottato questo regolamento, la Commissione nell'ambito di questa revisione di tutte le regole in materia di aiuti di Stato adotta anche una comunicazione. La comunicazione è un atto non vincolante, è un documento che la Commissione adotta per rendere edotti gli utenti di come ragiona, di come ragionerà, quindi quando uno vuole notificare o quando uno Stato
vuole porre in essere una misura di aiuto. E questa comunicazione riguarda la nozione di aiuto di Stato, cioè cos'è aiuto di Stato e cosa non è aiuto di Stato. E in questa comunicazione la Commissione riprende tutta una serie di decisioni precedenti, di sentenze della Corte di Giustizia, che costruiscono un po' questo argomento, questa materia. Quindi, da un lato, soprattutto la definizione del concetto di aiuto di Stato e quindi quegli elementi che costituiscono l'aiuto di Stato, che sono l'utilizzo di risorse pubbliche, il vantaggio per delle imprese, quindi che cosa si intende per impresa o per attività economica, e poi cosa si intende per quando si distorce la concorrenza e quando un aiuto può avere effetto sugli scambi. Ecco, in questo documento la Commissione è interessante vedere l'evoluzione dell'approccio della Commissione all'argomento, perché le bozze, se voi andate a cercare le bozze che ormai non si trovano più di quel documento, quando introducono il discorso della cultura, dicono che non è necessariamente sempre attività economica l'attività culturale, anche se si paga, non è sempre attività economica, ma il discrimine fra ciò che è attività economica e ciò che non è attività economica, che è uno degli elementi che dobbiamo prendere in considerazione, anche ai fini del bando che dice, se è aiuto di Stato viene trattato in un certo modo, se non è aiuto di Stato viene trattato in un altro. Ecco, ma la mia attività è in un contenitore o nell'altro contenitore? Quindi è attività economica o non è attività economica? È la prima valutazione che devo fare. Ecco, in quel primo documento la Commissione aveva scritto che il criterio per stabilire se una attività in campo culturale fosse economica o meno era se è gratuita, a fruizione gratuita, non è attività economica, se è a pagamento è attività economica. Tra l'altro contraddicendosi rispetto a un concetto che ha sempre espresso anche la Corte di Giustizia, e che cioè che non bisogna guardare la finalità lucrativa di un'attività per stabilire se è attività economica, ma bisogna guardare la natura dell'attività stessa. Quindi il fatto che un'attività venga svolta, ad esempio, da una onlus, da una cooperativa sociale, da un soggetto del terzo settore, non significa necessariamente che non sia attività economica. Dipende appunto dal tipo di attività, non dal tipo di soggetto, che abbia finalità lucrativa o che non lo abbia. Quindi, contraddicendosi rispetto a questo principio più volte ripetuto, anche dalla Corte di Giustizia, la Commissione dice, se c'è un biglietto da pagare è attività economica, se invece è gratuita non è attività economica. Di fatto l'accesso ai musei, il finanziamento dei musei inglesi o dei castelli privati inglesi non era aiuto di Stato perché non si paga il biglietto, invece l'accesso a un museo italiano o francese o altro, essendo a pagamento, costituisce attività economica. Direi che abbiamo lavorato molto da allora e siamo riusciti prima a convincerci nell'ambito della conferenza delle regioni, poi a convincere il ministero e il ministro, il quale è riuscito a convincere la commissaria Vestager, il commissario della concorrenza, per farle capire che il fatto che si paghi un biglietto per l'accesso a un museo o a un'attività culturale non significa necessariamente che quella sia gestita in termini economicistici, in termini di impresa, perché è stato citato l'articolo 9 della Costituzione, dice che un compito della Repubblica è consentire la fruizione del patrimonio culturale alla cittadinanza, intendendo per cittadinanza non soltanto i cittadini del paese, ma chiunque voglia fruirne di un bene che è un bene comune, un bene pubblico. E quindi tutto ciò che è necessario per raggiungere questo obiettivo non può essere trattato come attività economica e il suo finanziamento non può costituire aiuto di Stato. La commissaria ha capito e è stata modificata
la bozza di documento della Commissione, questa comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, introducendo un concetto che però si presta ad un altro equivoco, perché si dice che il fatto che sia a pagamento o che sia dovuto anche un biglietto non costituisce di per sé, fa sì che quell'attività sia attività necessariamente economica, se il biglietto costituisce solo una parte, copre solo una parte dei costi per la gestione di quell'attività o di quell'infrastruttura. E poi, infelicemente, dice, usi il termine prevalentemente, quindi attività di carattere economico, attività culturale di conservazione del patrimonio prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali. Ecco, questo è stato tradotto da una mentalità un po' burocratica, utilizzando il termine burocratico nel senso deteriore, con il 50%. Per cui se le entrate da biglietterie coprono il 50% dei costi, più del 50% dei costi è attività economica, se ne coprono meno non è attività economica. Io contesto questo criterio così aritmetico, anche perché poi se si volesse fare realmente un ragionamento di questo genere bisognerebbe prendere in considerazione gli ammortamenti, i costi delle acquisizioni, i costi dei restauri la ristrutturazione e il tetto che perde, cose di questo genere, non semplicemente i costi di gestione puri e semplici come normalmente viene fatto. Quindi io non concordo con questo criterio, però prendo atto che in certi ambienti questo è un criterio che viene utilizzato, ormai si è convinto un pochino anche la Commissione che questo sia un criterio da utilizzarsi e quindi dobbiamo prenderne atto in qualche modo. Professore, ma poi c'è anche il punto 34 che a un certo punto mette in evidenza, diciamo, talune attività possono essere organizzate in modo non commerciale. Adesso da parte dell'uso del termine economico passiamo al non commerciale. Sì, ma perché alla Commissione in realtà interessa pochissimo il problema dell'aiuto alla cultura, perché non ritiene che sia questo il problema reale, però ormai si è impostata tutto il ragionamento in questa chiave e quindi indietro non si torna. Certamente, ecco, secondo me i punti su cui ragionare sono uno questo, l'attività economica, e l'altro la distorsione degli scambi. E qui la Commissione lo dice in maniera, secondo me, abbastanza chiara, cioè si ha effetto sugli scambi quando, grazie al finanziamento pubblico, si spostano flussi, diciamo, consistenti di utenti, e non solo si spostano perché vengono a vedere, ma si spostano in alternativa rispetto a un'altra offerta. Cioè la concorrenza comporta il concetto della fungibilità. Sono in concorrenza due marche di scarpe, perché io prendo o l'uno o prendo l'altro, non le prendo entrambe, oddio, posso anche, qualcuno lo fa, ma in genere uno prende una o prende l'altra. Quando parliamo di attività culturali non è così, quando parliamo di musei non è che perché ho visitato un museo non vado a visitare quell'altro, tanti quali li ho già visti, sono tutte cose diverse. La Commissione, tra l'altro, si è contraddetta, per esempio, sulle biblioteche. C'è stato un momento in cui, dopo quella sentenza, Leipzig-Halle, in una notifica ungherese, disse che però anche il finanziamento di una biblioteca può essere aiuto di Stato, perché la biblioteca può essere in concorrenza con un bookshop. Ora, io non vedo che rapporto ci sia fra una libreria che vende libri e una biblioteca che dà... consente la lettura di questi testi a chiunque voglia utilizzarlo. Questa decisione se l'è rimangiata in un caso cecoslovacco qualche anno dopo, è rinsavita e ha detto no, anche l'aiuto alla biblioteca non è un aiuto di Stato, perché le biblioteche non sono in concorrenza e quantomeno non sono in concorrenza transnazionale. Lo ha detto in maniera più chiara per gli archivi, ci mancherebbe altro, però poi non si dilunga molto negli esempi.
però fa questo discorso, dice che deve spostare flussi significativi. Allora, il fatto per esempio che in una regione come la Toscana, per dire la regione che ha una grande presenza di stranieri che visitano musei e una grande presenza di musei, 580 musei in Toscana, ma una regione anche come la Puglia, che è frequentata da italiani e da stranieri, il fatto che un'attività culturale richiami un'utenza che è in Puglia perché è in Puglia per altri motivi, poi anche la cultura è un elemento di attrattività, chiaramente, ma non è solo quella. Quindi io scelgo di fare le mie vacanze in Puglia e diciamo approfitto di tutto ciò che la Puglia mi offre, dal mare alle città d'arte, alla cultura, al cibo e via discorrendo. Quindi sono attratto da un insieme di cose, così come vado alle Seychelles perché mi aspetto di trovare un ambiente incontaminato, non è vero, ma quella è l'aspettativa, e perché? E per tutta una serie di altri motivi. L'attrattività di un territorio è data da un insieme di fattori, che sono il paesaggio, sono il clima, sono l'alimentazione, sono la cultura e via discorrendo. Il fatto che finanziando la realizzazione di un museo o di un'attività culturale renda più appetibile un territorio non significa che questo sia necessariamente aiuto di Stato. Bisogna che quell'attività sia in competizione con un'altra attività. Basta pensare che l'anno scorso c'era una mostra ad Aquileia, una mostra che mostrava la presenza romana nei Balcani, e tutti i pezzi venivano dal Museo Archeologico di Belgrado. La mostra finiva a giugno e io mi stupivo, dicevo, ma scusate, i turisti arrivano a giugno e voi la chiudete la mostra? Eh sì, perché il Museo di Belgrado ce le ha prestati tutti perché è in ristrutturazione, adesso riapre e anche lui ha bisogno delle opere che ritornino. Ecco, allora, se il Museo di Belgrado si sentisse in concorrenza con Aquileia, non avrebbe mai prestato le sue opere per fare una mostra che dice allora nessuno viene più a visitare il mio museo, anzi probabilmente fa invogliare qualcuno ad andare a vedere anche quello che in mostra non era presente. Quindi siamo in un ambito diverso, non stiamo parlando di vestiti, di automobili o di motociclette, stiamo parlando di cultura, e la cultura non è mai ripetitiva. Quindi io sono molto del parere che in campo culturale la concorrenza sia veramente molto 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 remota. Però prendo atto del fatto che non tutti la pensano così, e non tutti la pensano così anche laddove si può avere un ruolo di censore e di controllore dell'attività. Allora, su questo piano io vorrei richiamarvi anche per giustificare la scelta della regione di dire, ma insomma, prima di dire che non è aiuto di Stato, dobbiamo pensarci bene, quindi anche laddove c'è la scelta, attività economica, attività non economica, quindi aiuto di Stato, non è aiuto di Stato, beh, con una certa prudenza credo che sia comunque consigliabile. Perché? Quali sono le conseguenze del fatto che non sia stato riconosciuto un aiuto di Stato come tale e quindi sia stato dato senza tener conto di tutte le condizioni, i limiti, eccetera, eccetera, e non soltanto di questo? Beh, le conseguenze possono essere su tre piani. Sul piano europeo, prima di tutto, questo è quello che mi preoccupa di meno. Può sembrare strano perché è una regola europea, però a livello europeo la cosa mi preoccupa poco, perché le regole in materia di concorrenza e in particolare di aiuto di Stato sono state istituite per evitare che si distorcano la concorrenza e gli scambi tra Stati membri. Se questo non avviene, il fatto che non si siano seguite tutte le procedure previste, quindi la notifica nel caso di notifica o altro, o la comunicazione in esenzione, non pregiudica la compatibilità dell'aiuto. La Corte di Giustizia ha detto che anche qualora la Commissione riscontri un aiuto illegale, ed è illegale, soprattutto era illegale quando non veniva notificato, deve comunque verificare la compatibilità dell'aiuto.
Allora, se noi andiamo a vedere che cosa l'articolo 53 dichiara compatibile, beh, è ben difficile che un finanziamento pubblico sia incompatibile, perché si è parlato soprattutto di una delle due ipotesi di compatibilità, cioè l'80% dei costi fino a 2 milioni di euro per progetto. Questa è la scelta che opportunamente ha fatto Regione Puglia nei bandi che ha emanato in passato e anche in questi ultimi. L'alternativa a questo è la copertura, è stato accennato prima, è la copertura del funding gap, cioè del deficit di finanziamento. Vuol dire che se svolgere un'attività culturale costa 100 e io riesco a incassare 60, beh, il finanziamento può coprire i 40 più un utile ragionevole per consentirmi di anche un guadagno, perché se io faccio questa attività dovrò pur campare. Allora, se il mio provento è 60, l'aiuto può essere 40 più l'utile, se il mio provento è 40, l'aiuto può essere 60, cioè posso coprire quel che mi manchi, il deficit. Allora, e siamo fuori dalla logica dell'aiuto di Stato, perché in qualsiasi altro settore, che non sia la cultura o che non sia lo sport, perché anche lo sport è trattato allo stesso modo, le infrastrutture sportive più che le attività, vuol dire che quello che la priorità si dà al fatto che queste attività possano essere realizzate. Poi non ci deve essere sovracompensazione, diciamo così. Ecco, allora, se evito questo, sul piano europeo è ben difficile che un aiuto sia incompatibile. Potrà essere illegale, ma non incompatibile. Se non è incompatibile, non ci sarà nessuna conseguenza, perché diversamente la conseguenza sarebbe il recupero dell'aiuto, cioè la restituzione dell'aiuto con gli interessi maturati nel frattempo. Ecco, allora, sul piano europeo rischi non ce n'è. Ci potrebbe essere un rischio sul piano di un tribunale nazionale, rischio abbastanza remoto, ma è presente. Recentemente c'è stato un caso in una regione italiana in cui un'impresa aveva ricevuto un aiuto dalla regione. Questo aiuto era illegale in quanto non faceva parte di un regime notificato alla Commissione. Il concorrente di questa impresa, che era stata danneggiata sul mercato dall'entrata di questo nuovo operatore, ha presentato ricorso a un TAR, e il TAR ha presentato ricorso a un TAR. Nel frattempo la regione ha notificato quell'aiuto, già notificando anche l'aiuto illegale concesso precedentemente, e la Commissione l'ha giudicato compatibile. Ma c'è una comunicazione della Commissione sul ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione del diritto comunitario che dice che il giudice nazionale, in presenza di un aiuto illegale, deve imporre la restituzione di quell'aiuto, compresi gli interessi. Se nel frattempo la Commissione, cioè nelle more della sua decisione, della sua sentenza, la Commissione abbia giudicato quell'aiuto compatibile, come era nel caso che vi dicevo, il giudice deve comunque chiedere la restituzione, il pagamento degli interessi. Ah, solo interessi. Ciò non toglie, solo interessi, in questo caso. Non dice solo interessi, dice degli interessi. Ciò non toglie, dice la Corte di Giustizia, che se le norme dello Stato prevedono altre cose, ci si dovrà regolare di conseguenza. E nel caso italiano, il TAR ha deciso che doveva essere restituito anche il capitale. Ricorso al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR. In quel caso però c'erano due imprese in concorrenza. L'aiuto era molto consistente e l'aiuto aveva determinato una perdita di fatturato da parte dell'impresa ricorrente. Quindi in questo caso un ricorso ci può essere, diversamente lo trovo abbastanza difficile. Potrebbe essere un'impresa che non è stata messa al bando, per esempio, o che è stata esclusa dall'aiuto, che potrebbe così denunciare e quindi presentare un ricorso al TAR contro il bando stesso, addirittura, o contro la graduatoria del bando, a cui emergerebbero casi di questo genere. Ma c'è una terza possibilità.
immagino che tutti conoscono il Registro Nazionale Aiuti di Stato. Da 3 anni è completamente operativo e in funzione un registro in cui devono essere registrati tutti gli aiuti concessi. E la norma, per costringere le amministrazioni a registrare tutti gli aiuti, dice che nel caso in cui un aiuto di Stato non sia registrato nel registro, con tutte le procedure previste, la concessione è inefficace. Non si capisce bene cosa significhi l'inefficacia dell'atto di concessione, però di fatto può comportare la revoca anche in questo caso. Non si è mai verificato nessun caso di questo genere ancora, ma potrebbe verificarsi. Ecco, allora, ho detto questo non per spaventare qualcuno, ma per dire che laddove ci siano dei dubbi, probabilmente è opportuno esercitare un po' di prudenza per evitare conseguenze di questo genere. Ecco, allora, senza naturalmente fasciarsi la testa e pensare che ci sia aiuto ovunque, ma nel bando in cui si dice se è aiuto di Stato in questo modo, se non è aiuto di Stato in quest'altro modo, c'è un largo margine per dire questo non è aiuto di Stato. Attività di carattere locale, attività che attirano una clientela di prossimità, ed è di prossimità anche il turista tedesco se è lì per altre ragioni, se è lì perché è turista e quindi va a vedere un determinato spettacolo e non si muove dalla Germania apposta per vedere quello spettacolo invece di andare in Danimarca o invece di andare in Francia o di rimanere in Germania a vedere uno spettacolo analogo. Ecco, io sostengo che anche il finanziamento di un'attività teatrale a Trieste non è in concorrenza, non distorce gli scambi, perché chi sta a Capodistria va a Trieste perché il suo bacino d'utenza è quello, non va a Lubiana, perché la sera andare a Lubiana vorrebbe dire 2 ore di automobile, 2 ore per tornare, quindi non va a teatro a Lubiana, va a teatro a Trieste. Il suo teatro è quello di Trieste, anche se in un altro stato membro. Quindi anche in quel caso, secondo me, non c'è distorsione degli scambi. E scambiando qualche opinione in commissione, informalmente quantomeno mi ha dato ragione. Allora, ecco, questi sono un pochino i criteri. Da un lato, cos'è attività economica, cosa non è attività economica. Questo criterio, utilizziamo pure quello più restrittivo del 50%, ma in sostanza se l'attività non si regge con le entrate da biglietterie, diciamo così, probabilmente non è attività economica. E poi, se l'attività non è tale da richiamare un pubblico da altri paesi che viene in alternativa ad altre proposte che gli vengono fatte, allora non c'è l'effetto sugli scambi e quindi di nuovo non c'è aiuto di Stato. Questi sono un pochino i criteri.